Amici del Bar del Verbo, siamo qui per l'ultimo appuntamento, per l'ultimo stacco e poi ce ne andiamo perché... Un attimo, sono fatte le 11. Sì, alle 4 la sveglia suona. Allora, qui i racconti sono tanti, alla fine Giorgio faremo un'altra... ritorneremo a trovarli. Certo. Dei particolari sulle trasferte, qualcosa di... qualche aneddoto... sulle trasferte, che è? Enzo Giarini. No, aspetta, la... Enzo Giarini. Sì. Enzo, di Giuliano. Allora, come noi viaggiavamo con i corriere della Sita, e per autista c'era Osvaldo, il fratello di Giampiero. E Loredo. Sì, e Loredo. Cantante, autista, allora, del Codra. Entrati dentro a Milano, praticamente Milano fa la rotatoria, la gira, fa frenare. Fausto o Enzo, non mi ricordo, Enzo Masci, era il portaliero, boom! Allora, Enrico, vai a vedere. Sì, Enzo, te che ci dici? Allora, è che Alfredo non l'ha raccontata tutta, perché dice che c'era Fausto Camusi che stava davanti al Pulma e lui era la cosa per la marcia funebre, Fausto. Allora faceva il maestro, mentre sta a fare così Osvaldo con la veloce prende quel palo, chi casca di qua casca di là, c'era coso Ricci che stava davanti. I Puma prima c'erano un corimano dove ti dava la possibilità di salire. Ricci stava seduto così al primo sedile, la mangia, ha preso qualcosa, molto mi è cascato dentro, ma non è finita. E il padre, come si chiama, è il figlio di cosa? Che vendevano le cose vicino all'Atac, vicino di fronte dove stava l'Atac, che c'erano delle cose, vendevano dei versini. Giorgio, non sta male. Ah, è cosa? Corato, Pier Riese. Ah, con la pancia, facciamo tutto. Ma non è finita così, andiamo in campo, allora andiamo in campo, quello Alfredo stava così, chi c'aveva che era una gamba che non poteva camminare, oh, mi raccomando, quando dai tirate bene, la prima palla capita a Pietro Mono, tira in prima Alfredo, c'aveva il collo così, e lui Cinci Camerone, ma oh, ma che siete ritornati alla grande guerra? Perché eravamo un tiro in aria, tutti! Vabbè, cercavamo l'ospedale. Niente. Enzo, ma la trasferta a Milano quando c'è la fiera? La trasferta a Milano. La società si sarà dimenticata, o non hanno trovato l'albergo. Si va a Milano, arrivati a Milano si gira, c'era la fiera e tutti gli alberghi erano pieni. Allora ragazzi, che si fa? Enzo Masci si mette davanti, andiamo verso la stazione, si sono messi a dormire sulle panche, la mattina quando si siamo alzati chi c'era segnato la panca qua da destra? Chi ce l'aveva a sinistra? No! E siamo andati in campo pure a giocare! No, ma è per me! E avevi vinto! Oh, questo non me lo ricordo! Sì, ma se ricordi che chi dormiva alla panchina, chi dormiva qua, quando è l'ultimo ci vende, c'era quello che prendeva i cocomeri. Allora, siamo prima mangiavo la fetta, poi a luna della notte a fare... Giorgio ci stava raccontando invece sul Pullman, c'era un giocatore che mettevano... No, sul treno. No, sul treno. Giocavano in carte sui sedili
e sul portabagagli era formato a rete, ricorda, se ne metteva Giuliano pure a vedere chi giocava, però ogni tanto usciva, quello c'è due, quello c'è due, e si giocava, la spia, capito? Era vero, ma perché quando stava dentro a coso, a pagone che ci stavamo mangiando, erano belle rane, sì, hai visto quei belle rane quando sta dentro, quando ci sta il principe, e c'è dentro, c'è dentro, lo favorito. Era il principe Borghese, presidente. Comunque viaggiava sempre con noi. Allora, che succede? Deve essere la brava persona. Era brava persona e ci ha permesso più di qualche anno di fare il campionato perché non c'era lo sponsor. Di lui, E lui ci dava la possibilità. Come allora c'è stato il principe Stefano Borghese, noi confidiamo nel presidente Masala e Forchini, che per lunghi anni ci diano, questo ce lo auguriamo, ci diano manforte per risollevare le sorti del baseball pianeta. Comunque a me sembrava in seconda per pensione e albergo quando stava il principe si viaggiava pure in quarta cosa. Ma spesso andavamo in albergo, c'era ancora scritto le porte libero occupato, Cioè il presidente Masala ci segue sempre, un saluto presidente, saluto anche a Paolo Fortini, io ci seguono sempre, che forti. No, mi piace Fortini perché c'è stato il campo, lo vedi che è il paziente. Masala, quello dello sponsor, Live Service. Che Fortini lo vedi che sta dentro al campo di testa a sinistra, non trova pace. È appassionato. Pensavo che neanche lo conosceva Alberto. Lui ha detto appena entrato, noi stavamo giocando a casa. È entrato, mi hanno detto buonasera, io non lo sapevo che era il presidente. E tu chi sei? Buonasera, non ho risposto. Però sapete che è proprio attaccato a Canino, perché quando durante la partita quando stai col punteggio a destra e a sinistra, non sei nervoso. Va bene così. Va bene, amici del Bar del Verbo, qui la chiudiamo qui, sì. Questa puntata a casa dei fratelli Paoli. Ma qua bisogna ricordarci. Avevamo preparato un foglio, abbiamo fatto solamente due domande. A parte ci siamo divertiti, ma penso che ci avranno tantissime altre cose. E non abbiamo letto solamente la domanda di tutte quelle che ci hanno fatti diffuse, sì. Perché come avete potuto vedere non c'è stato un momento chiamo l'altro, quindi un ricordo chiamo l'altro. Qui c'è la storia, una parte della storia, perché poi l'altra è nelle case di Nettuno, formata da tanti altri giocatori e aneddoti. Noi ci portiamo sempre dietro con Giorgio Costantini. E ormai Giorgio cioè, fa parte dello staff. Ormai è da ospite di Nettuno. Giorgio, dica. La partita con Comini. Sì, là. No, a casa. Sì, la partita con Comini. Sì, per me che tanto. La partita con Comini. C'è un errore arbitrale, noi stavamo a scherzare al nono inning, ci fu un errore arbitrale. La Comini fa reclamo, lo accettano, ripartono da ronchi dei regionali per ritornare giù e stavamo al nono inning. È un uomo in terza e due fuori. Inizia la partita, siccome Caffredo con Giampaolo Mirra c'era un'intesa che era perfetta. In terza base di Mirra. Giampaolo in terza base. Alfredo Mancino. Giampaolo dà il segno a Alfredo, si toglie il cappello, lo rimetti. Alfredo poggia il piede sulla pedana. Essendo sinistro, non c'è bisogno che si girava, perché da sotto tirava in terza. Allora prendi, tira in terza, questa è storia ragazzi, io non la nessuno, se sono fatti mille chilometri per due che e non ha lanciato a casa ma niente, primo lancio, non l'ha lanciato neanche a casa. Sai che succede? Perché io guardando il ricevitore con la coda dell'occhio vedo quello quando si sposta dalla terza. Questo non fanno lavorare. No, Gianluca, fatta raccontare. No, una cosa, quanti spettatori c'erano per quell'altro? Almeno 1500 persone. Per un altro, 1500 persone per un altro, ragazzi. Allora, questo mi fa capire la passione di quegli che anni. Succede?
perché io con Giampaolo c'ero un'intesa, non finisce mai. Allora, guardando il ricevitore che riceveva il segno, e guardavo Giampaolo. Ma sta cosa l'aveva vincesti da prima di me? Sì, non è, che non è il primo anno, eravamo fatti in 7 anni. No, ho il primo anno, ne ho fatti 11. Anche contro 11 out in terza, così. Spettacolo. 11 out in terza fase, ragazzi. Oh, guarda che io ho fatto pure i campionati mondiali dilettanti a Coso, a Colombia. E ho fatto la stessa cosa. Io mi fece le foto a Cuba. Sì, da Cuba. Mi fece una battuta proprio di fronte a me, io col guanto è arrivato. No, no, ah, il guanto è arrivato dietro. È arrivato un secondo. Ah. Allora questo ha girato in terza, erano due eliminati. Appena se faceva lui. Beh, io guardavo, e lui andava avanti. E poi ritornava. E mettere pressione. Giampaolo va da te. Io con la coda dell'occhio, quando vedevo, perché ho dovevo da buscherà, diciamo, quando mettevo il piede destra avanti, perché se doveva rigirare, capito? Stavi controllando. Allora, ma Giampaolo, in terza, quello là cercava da toccare la base, da riprendere la base. Giampaolo ci hanno messo le mani in pronte. Ti dico. Ah, oh, ci stavano 30.000 persone. Allora, è stato un boato, te dico. Una giocata. C'è stata oggi, se andate a vedere sulla pagina del Padre Belbo, Laura De Angelis ha messo un video nel vecchio stadio del via Borghese, forse 52 o 70. Roma Nettuno era fa un Milano, no? 70, no? Era era 70, era 70, sì. Un auto della seconda base preso, la rincorso mentre andava in terza, l'ha presa, l'ha proprio spinto, non l'ha toccato solamente, no, l'ha proprio caricato, gli ha fatto proprio male, proprio si vedeva la grinta che ci mettevate in campo in quegli anni. Nel 70 chi c'era interbase? Reyes. Però non è che ha toccato il fagliato, ma proprio gli ha dovuto fare poco. C'è Reyes e cosa? 70, 71, 72. E già Silvia. No, 65. 65 e 66. Poi a Roma, 66. A Roma gioca. Massimo, che fai? Poi, me la senti o qua continuiamo? Perché questi non ci lasciano. No, penso no, che io, è ora di chiudere. È ora di chiudere. Va bene, ringraziamo Barbara Lauri che ci ha ripreso, che la trasmissione è andata in diretta. Rita Lauri. E Rita Lauri che ci ha ripreso con la fotocamera, che poi tutti questi filmati li metteremo sul canale su YouTube. La padrona di casa, la nipote, Benedetta. No. E Martina. E Martina. Pubblico speciale. Vabbè, che hanno partecipato, ci hanno dato la mano, altrimenti non potevamo andare in onda. Amici del Bad del Baseball, arrivederci e buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte.